Ciao compare, puttana della miseria. Tempo di merda, 29 maggio ragazzi, ancora temporali, non se ne può più, va. Niente, avevamo stamattina l'intenzione di andare con Santino, ci eravamo messi d'accordo tutta la settimana a programmare la pescata, fine settimana è arrivato il temporale, niente, Messina impraticabile e perciò sono rimasto qui nelle zone di casa, qui almeno il tempo è aperto, si spera. E niente, dai, buttiamo tre canne, una canna con il Bibi, tanto ragazzi vi saluto, buongiorno, una canna con il Bibi e una bigattina e una a Murillo. E niente, dai, l'esca per questo spot effettivamente è sprecata, però ci proviamo lo stesso, possiamo fare, mamma, ci vediamo dopo, dai, monto le canne e spero almeno di passare una mattinata tranquilla, che non mi arrivi qualche acquazzone e mi bagno. Ecco la prima canna con il bigattino, si muove un poco perché ci ho messo, avevo montato direttamente sulla canna già il pasturatore, quello a bombarda, e vediamo se si muove ancora, intanto c'è qualche pesciolino sicuramente, questa con il bigattino, e se si muove ancora ci mettiamo un classico pasturatore da fondo. Ho montato la canna pesante, sempre montata ragazzi con l'assetto di Barcellona della scorsa settimana, vi ricordo è 28 in bobina, shock leader 28-57, bracciolo lungo e mini trave con il piombo da lancio e doppio bibbi che era destinato per un altro spot stamattina, ma siamo qua e lo usiamo. Va bene ragazzi, dai, trenino di bibbi, lanciamo e sistemiamo la terza canna. Dai, questa si muove troppo, ci mettiamo un bel pasturatore da fondo, dai. Allora ragazzi, ricapitolando, sulla sinistra nei primi 20 metri con il bigattino e il pasturatore da fondo, al centro piombo da 50 scorrevole e Murillo, e a destra ho il doppio BB a trenino sulla lunga distanza. Ragazzi, cambio spot, non voglio finire con un cappottone esagerato, anche perché qui c'è corrente, sempre costante, e non mi va, come ho detto, di finire con tutta l'esca buona che ho, con un cappotto. Vai, rischiamo, come al solito, rischiamo il bagnetto. Ultima canna, prima di andare, forse c'è qualcosa, forse riusciamo a scappottare in questo spot.
era prevedibile. Ora cominciano le correnti e comincia la bella stagione ad arrivare la tragina. Spostiamo, dai. Sta collaborando. Vai. Ciao. Ancora qua sei. Dai. Torna a casa. Allora, cambio di spot. Sta passando la rema verso destra. La prima canna in fondo è quella con il doppio bibbi e non la sto ancora buttando a mare. Centrale con il muriddu, già sta mangiando qualcosa. E questa con il bigattino, sempre con il passo da terra. Ritiriamo quella centrale, dai. Guardate chi c'è là che aspetta. E noi facciamo una bella cosa, dai. Ci diamo la boca. Se riusciamo a prenderla, ovviamente. Sì. E la diamo al micio. E non aspettava altro lui. Ciao ciao. E beh, però dico, allucinante, va, cioè un'altra volta qua sei. Manco 5 minuti e sei lì che baffi, guarda che bello. Mi fai leccare pure a me i baffi, te ne vai. Dai, fai bravo, eh.
così dite voi. Altro sparaglione. Ragazzi, piccole docche sulla Vissum con il bibi. Dai, qualcosa stavo tirando, però è andata a buttare.
Ragazzi, l'ultima canna la sto smontando pure. Basta. Stanco. E questo sole disgraziato che non è arrivato prima e mi ha praticamente ustionato. Niente, dai, qualche pesciolino. Ragazzi, ovviamente avete visto, oh, più carino è questo, roba di 200 grammi, ma per il resto qualche sparaglione, qualche pesce di brodo per i bambini, ma questi andranno tutti ai miei bimbi. Guardate che bello questo. Spettacolo di colori. Dai, ora gli scorfanetti, che ancora quello magari no, quello è Dio. Li avevo conservati per il nostro amico, il gatto che sembra un cane. Eccolo, è andato, forse no, erano due. Quel bel pesce che ha rotto praticamente, perché ho incagliato, poi non lo so se era sicuramente qualche polpo, però perché l'ho tirato un bel po', era abbastanza pesante, bello pesante, e poi sicuramente ha trovato qualche appiglio quel disgraziato. Alla prossima.